Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla. Siamo tornati oggi su Godlike Burger, pronti ad andare avanti nella nostra avventura. Siamo sul pianeta Deruvos e in realtà eravamo pronti, se non sbaglio, ad andare su un nuovo pianeta, signori. Perché abbiamo 2K dollaroni precisi e ciò può significare solo una cosa, e cioè che stiamo per andare su Tarrorotia, signori. Schiocco di dita e via, ci siamo. Allora, andiamo giusto per curiosità a vedere cosa ci manca come... Ok, 5 clienti di razza Slack dovrebbero trovarsi su Tarrorotia per cercare di andare abbastanza spediti verso i nuovi pianeti, nonostante ci sono degli eventi sempre nuovi, tra cui... È il simbolo di un fulmine, quello? Ok, il primo simbolino non l'abbiamo mai visto, tutti gli altri sì. Sì, quindi direi che dobbiamo scoprire di cosa si tratta. E iniziamo subito. Nuovo giorno. Qua abbiamo sbloccato il taglialegna, signori. Andiamo di taglialegna su questo nuovo pianeta. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Vediamo anche dalle immagini che pianeta può... Oddio, questo? Sembrava tutto normale fino a qua, invece... Ambiguo. Le prime immagini direi ambiguo, ma signori, giorno 26, non ci sono eventi perché è il primo giorno su questo pianeta. Vediamo quali specie ci sono su questo pianeta, oltre a questo blu che io odio e che mangiava la carne della melma, questo me lo ricordo. Questo non mangia, è un mix. Attenzione! Questo bestione è una nuova razza e dobbiamo scoprire un po' che cosa gli piace. Noi nel dubbio la prima carne che gli diamo è la carne di ratto. Possiamo anche eventualmente aromatizzare... Ecco un'altra specie, la balenottera con 10 di vita. Che ma è... gigantesca. Allora, quindi abbiamo pesce palla. Pesci pala e le balenottere. Ok. Noi gli diamo la carne di ratto perché ne abbiamo una quantità industriale. E più che altro magari gli metto la salsina aromatizzante per fargli piacere il panino. Perché non sapendo i gusti noi compreremo poi le informazioni successivamente. Bando alle ciance, facciamo questi panini. Quindi... Verde, pane verde. Poi bacon, olive e patatine. Ok. E gli abbiamo detto questa carne. Quindi l'uno è servito, il due vuole una. Non gli ho messo la salsina aromatizzante. Vabbè, sti cazzi. Salsa col pane normale, con il pomodoro, con questa carne. Ed è il 2. Il 3 invece mettiamo su anche la carne per il 4. Il 3 vuole pane verde, patatine e basta. E questo è il 3. E il 4 invece vuole pane nero e salamino. E via. Mettiamogli la salsa, questo, dai. Quella aromatizzante, questa. Riscaldatina al panino e via. Potrebbero anche pagarci decisamente di più. Più si va avanti, più... La chicchiata? Più si va avanti e più pagano giustamente i clienti. Ok, la carne di ratto gli ha fatto schifo, questo... Vediamo anche se a questo punto è immune alla mannaia, direi proprio di no. Ci sporca? Sì, ci sporca perché siamo sporchi. Ok, perfetto. Qua si fa così, si attiva la trappolona là sopra, visto che abbiamo anche il telecomando. Dov'è? Sensore in movimento e via, ricordiamoci di disattivarlo soprattutto. E vediamo un po' nel frattempo. Ok, andiamo noi a piedi che tanto non c'è fretta. L'altro pesce palla, anche a lui non è piaciuto. Panino, giustamente, noi abbiamo messo la salsa e quindi si fa così. E via.
Già che ci siamo, io questo, quanto c'ha di vita? 4 e via, e ci saluta. Collezioniamo un po' di carne, anche perché il fatto che ci siano anche le piantine su questo pianeta mi fa pensare che a qualcuno di questi piacciono le piantine, insomma, quindi... Allora, facciamo ancora così. Uno e due. Più un altro, che è arrivato un altro di quelli blu. Quindi, pane nero, peperone e salamino. Con questa carne, con la salsina e non so che cacchio numero è il 5. Il 5, poi il 6 vuole tac, salsina per fumare e l'uovo e via. E questo è il 6. 7 viene a ordinare. Qua vediamo se riusciamo a far fuori qualcheduno. Sì, perfetto. E via. Ma le... Ho visto anche prima, la piantina stava per venire a correre qua dove avevamo ammazzato... una piantina poco fa. Sembra quasi che capiscano quando viene ammazzato qualcuno e quindi corrano a vedere, come se effettivamente fossero lì, ma in realtà no. Quindi bisogna stare attenti anche a questa cosa, che non avevo notato prima. Quello l'ho servito, quello vuole un pane con peperone e salamino. Questo va fuori, non lo facciamo neanche arrivare a fumare, proprio passa qua, pam, ci saluta, cadavere se ne va, qua la balenottera. Ah no, l'ha mangiato, io l'ho preparato ma... convinto proprio, facciamo così, tac, questo, via, questo, questo... E li mettiamo via e questa carne intanto la mettiamo qua. Come nuovo, eh? Caduto, ma... fidatevi! Attenzione, intanto arriva anche un policeman. Mettiamo su due carni di ratto. Occhio al policeman perché... Allora, le balenottere vanno in bagno. Questa potrebbe essere una cosa molto utile. Allora, tac, patatine e i... funghetti con... gli diamo la salsina. Numero 8. Il numero 9, il policeman, vuole il formaggio e il bacon. Ed è servito. Attenzione la balenottera. Se la balenottera fuma anche, potremmo provare a fare a 10 di vita. Potremmo fare così. Ok, è immune. Abbiamo scoperto che la balenottera è immune. Va bene, va bene. No, no, va bene. Va bene. Mettiamo su da mangiare per la melma. Mettiamo su un altro rattone. E l'11, allora il 10 è così. E così. L'11 è così. Patatine, funghettini e salsina. Così gli piace. Anche se non gli piace, chi se ne frega, cioè è sul prestigio, siamo al massimo. Però vabbè, ci teniamo noi alla reputazione. Tac, dagli la salsina aromatizzante e tac anche il 12. Policeman è soddisfatto, ma è sempre in giro ad indagare, non lo so. Cacchio, 10 di vita è tanto però. Speriamo che funzionino le mannaiate. Ma è vero, quant'è che toglieva? 7. Questo ad esempio toglie 4. Riusciremo ad ammazzare quello blu, ma non il balenottero. Attenzione qua al pescione che adesso finisce di mangiare. Ma neanche con la salsa? E abbiamo andato con la salsa? Non lo so, non mi ricordo. Va via. Pesce palla se ne va. Là una balenottera se ne sta andando.
Volevo azzardare con queste. Facciamo un 4. Ok, almeno sappiamo che gli facciamo danno con la mannaia. Almeno questo. Perfetto. Quindi, tac. Ci puliamo. Così il nostro amico... A parte che possiamo anche farci inseguire dal nostro amico. Dove sta andando questo adesso? Scusi, lei, ma no, un po'... Passa qua? No. Guarda che forse è anche immune. Non ricordo male. No, infatti ricordo male. Non è che potrebbe gentilmente andarsene o comunque... Cacchio, era passato vicino al palo adesso. Vediamo se passa vicino qua. Facciamo così. Olè. E altra carne. Dovrebbe darcela, giusto? Due hamburger, perfetto. Signori, 12 serviti, 10 morti, quindi diciamo che solo un paio sono riusciti a mangiare e a tornarsene a casa. Dettagli. E abbiamo guadagnato $1200 più 500 di mancia. Non male, non male. Primo giorno è andato e subito, prima cosa da fare, tac. La missione era, parlava di Slack. Gli Slack, chi cazzo sono? Razza Slack. Sono i poli... No, sono i policemen. Ma scusatemi, no? Perché, giustamente... Ci clienti di razza Slack in un giorno. Devo andare su un pianeta... Oltre? Sembra strano, però, a quanto pare... razza Slack, non so... Non nessuno si chiama Slack. Lo scopriremo solo vivendo. Ma... A questo punto diciamo che l'obiettivo è andare su... Carlusdant. Semplici i nomi, no, eh. Allora, uccidi tutti i manifestanti che arrivano nel corso di giorno 1... Di un giorno, che giorno 1? Di un giorno... E colpisci 3 clienti senza uccidere nessuno. Questo si può fare con chi ha ovviamente più vita di quanto danno abbiamo noi con la mannaia. Quindi ad esempio i balenotteri. Però non è semplice colpirli senza ucciderli. In un giorno, quello non ho visto. Tutto in un giorno? No, ok, in generale 3 clienti. Possiamo provare con la musica magari che li tranquillizza un attimo. Vediamo. Allora, qua intanto facciamo un pieno di panini. Anche se ce li chiedono più che altro... di questi qua colorati, chiamo colorati anche se in realtà uno pane nero, effettivamente, colorato di nero e basta. E l'altro l'avocado, ma è il pane verde per noi. Allora, fulliamo qua gli ingredienti. Ci hanno chiesto le patatine fritte, che non ci avevano mai chiesto, così come le olive. E via. Poi, con questi 1100 io andrei a... Razza Slack, non sono gli esattori, no... Non ho sbagliato. Non c'è la razza Slack. Vabbè. Allora, Nublechar e Zikelik. Mettiamo via i soldi, si sa mai. Vediamo un po' cosa piace a queste due nuove razze che abbiamo scoperto. Vediamo. Allora, vedete, la carne dei... Come si dice? Delle nostre piantine, la carne del balenottero è immune alla salsa aromatizzante. Infatti prima uno di questi li abbiamo servita e non gli è piaciuto comunque il panino. E poi questi non sappiamo chi siano. Questi sono quelli grossi del secondo pianeta. Ah, gli piace la carne di ratto, bene, molto bene, la carne di quelli blu. E oddio, questa è la carne, sì, ok, la carne del pesce palla questa. Questa è la carne del pesce palla, questa è la carne della melma, mi sembra, esatto. E quello blu è il rattone, perfetto. Oddio, questo è immune a tutte le trappole praticamente. Tranne a quello... Tranne... Al medikit, tranne a... poca roba. Azz! Quindi neanche col polipone riusciamo a fargli danno. Dobbiamo ammazzarla, ammazzate e basta questa.
Buono a sapersi, neanche il palo. Buono a sapersi, ma bisogna anche ricordarselo. Questo è il condizionatore, giusto? Non è la stufa. Questo, retropavimento, alto parco, questo è il condizionatore. Una bella rottura di balle. Va bene, andiamo avanti, giorno 2, sperando che ci sia subito quell'evento nuovo. No? Cos'è che c'è? I nanetti, perfetto, perfetto, i nani bastardi. Allora, quindi sappiamo già che possiamo servire quella carne, questa carne e non mi ricordo già più chi erano quelli. La balena mangia il ratto, ok? Balena mangia il ratto. Pesce palla, invece, no, mangia o la balena o le piantine, che quindi dobbiamo cercare anche di ammazzare magari. Ne abbiamo un sacco. Bene, quindi i tre tipi di carne che dobbiamo cucinare sono queste. Perfetto, lo sappiamo. Qua gli diamo questa carne, formaggio, questa, e l'uno è servito. Il due, pane verde, olive, bacon con questa carne. Porca Eva. Giusto? Pesce palla, eccolo, un po' più stronzo, mentre la balena si mangia volentieri i rattoni. Perfetto. Allora, il 3 è ancora un nostro amico blu che vuole questa carne. Poi il 4 vuole, aspetta che arriva il nano bagongo. Il 4 vuole pane nero, peperone e è una balena, quindi questa. Tac. Il 5, mettiamo su un'altra carne di ratto e un'altra carne di pianta. La pianta. Vegetariani. Quindi 5, pane verde, olive, patatine, bacon. Nano di merda, la e via. Poi e al 5 gli diamo questa carne. Il 6 è un balenottero, vuole il salame con questa carne. Il 6 è servito. Il 7 verde, olive, questa carne e via. Poi c'è qualcuno che possiamo far fuori abbastanza. Allora, intanto facciamo una cosa così. Perché, allora, prima di tutto vediamo chi è che magari è immune di questi alla radio. Nessuno. Però questi ballano, in realtà dovrebbero calmarsi. Se io faccio così, si è calmato quello? No. Ok, perfetto. È successo un mezzo casino. E soprattutto abbiamo capito che... No, mi hanno rubato la carne, non mi sono accorto. Me la stanno rirubando un'altra volta. E pensavo si calmasse con la musica, ma a quanto pare no. Questo invece cosa fa? Ci insegue, si calma? Si calma? Non si calma. Allora fai una cosa, vieni fuori con me. Devo fare dei tentativi. Fai così? Bravo. Ciao. Anche tu cosa fai? Vieni fuori? Allora, vieni fuori di qua. Non mi ricordo se sei immune. Sei immune, perfetto, non mi interessa. Facciamo così. Vabbè, però se vieni qua e mi fotti il posto per lavarmi le mani, anche no, cioè te lo meriti. No, il nano bagongo che ci ruba la carne, maledetto. Li odio quei nani bastardi. Vai via. Allora, mettiamo su la carne. Un po' di casino, leggermente. Allora, l'otto vuole patatine e funghetti con una balena. Vuole il topo. Ok. Poi, mettiamo su un altro topo intanto. Ci sono due blu, quindi mettiamo su un'altra melma. La melma. Balenottera, qua c'è. Questo possiamo farlo fuori. Vedete come corre la pianta? Perché sentono proprio che qualcuno è stato ucciso. Però quei nani bastardi hanno rotto i coglioni, eh. Io lo dico.
Continuano a venire a rubare la carne. No, no, non te ne vai, non hai capito. Dai. Stavo per ammazzare, non sono riuscito a schiacciare il tasto in tempo. Il 9 vuole. Ma cazzo, ma hanno appena cacciato uno, già arriva. Il 9 vuole. Aspetta, 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 rallenta un attimo, che qua hanno fatto un botto di ordini. 9 vuole le patatine e basta. E il 9 è un pesce palla e vuole questo. E via. Poi metti su un'altra carne di quello intanto. Fai il 10 che vuole il bacon nel pane verde. Con quella carne, e quindi aspettiamo. L'11 vuole pane nero. Peperone, e l'11 vuole questo. Ok, ed è l'11. Qua abbiamo un 10. E il 12 è... dobbiamo mettere su un'altra melma. Il 12 è col pomodoro. 12. Il 13 con l'uovo. E il 13 con l'uovo. E il 14 la salsina e il pomodoro. E via. Qua il nano se ne va. Abbiamo una balenottera soddisfatta che è seduta a poltronare qua sotto. Ok. Poi questa è soddisfatto. La balenottera è immune. È la balenottera, giusto, che è immune a tutto. Sì, ok, perfetto. Ok, facciamo così e facciamo così, senza incastrarci magari. E se ne va, perché lì c'è l'aspirapolvere alla trappola che raccatta i cadaveri. No, sono stato derubato, no. Fuck. Nani bastardi. Oh, là, cosa sta succedendo? Quello se ne va, questo se ne va anche lui. Non avete visto niente voi? Arriva ancora un altro nano bagongo, mentre c'ho dei mostri chiamati zanzare io qua che mi stanno mangiando. E giustamente, in qualche modo la natura si deve pur ribellare a questo... a questa carneficina nello spazio. Allora, tac, patatine, dobbiamo mettergli su però al 15. Allora, dobbiamo mettere su carne di ratto, una melma... un'altra carne di ratto e un una piantina. Ok, il 15 vuole le patatine con questa carne. Tac, e il 15 è servito. Poi, guarda quanta gente c'è. Poi, il 16 vuole verde, patatine e bacon con questa carne. Mentre è arrivato un altro pescione, quindi mettiamo su ancora questa carne. Vai via. Allora, rallenta. 17. Pane e basta. 17 col rattone. Il 18 vuole il formaggio con la carne di melma. Il 19 è un altro che vuole la carne di melma, quindi mettiamola su. Poi c'è lì un 20, dovrebbe essere, che vuole quella carne là. Quindi dovremmo essere a posto anche per questa giornata. E come faccio a non uccidere, colpirli e non ucciderli? O lo faccio alla fine, però in qualche modo poi devo farli calmare diventando invisibile. È vero. Ma intanto questo viene qua. Eh no, però c'è il nano bagun che arriva. Tac. Il 19 vuole tac, salsa e formaggio con questa carne. E il 20 vuole pane verde. Dobbiamo iniziare a prendere di più i panni colorati. Tac, tac. E il 20 è servito. Adesso, se io faccio una roba, per esempio, faccio così, nessuno mi vede. La balenottera qua la colpisco, nessuno mi vede e basta, faccio così. La musica sta andando, chi si vuole calmare si calma, chi non vuole calmarsi si attacca al calorifero. Ok, orca troia, ma sono sporco io, è vero?
Non mi ero reso conto di questa cosa. Tu proprio hai rotto le balle. Però vabbè, o si arrabbiano, ma perché ha preso danno quello? Aveva 2 su 4. Perché hanno 2 su 4 di vita? Prendono danno dalla musica, magari? Può essere. Questo se ne va. Questo, che sono io, mi pulisco. Mi rinascondo perché arriva il nano bagongo. Però in realtà questo volevo farlo fuori. Tac. Invisibilità è una cosa molto utile. Molto utile. Se dobbiamo diminuire il tempo di ricarica della radio, perché è un po'... dura un po' poco. Non so se ci insegue. Viene qua. Ok, se ne va. Questo adesso aspettiamo che finisca di mangiare. Ci facciamo inseguire anche da questo. E se ne va anche questo. No, aspetta. Merda, mi sa che è immune. Ok, non è immune. Non mi ricordo più niente io. Troppe razze. Non è per essere cattivi, però, insomma. Ok, perfetto. Allora, bollettina. Anche perché missioni con gli esattori non credo che ce ne siano più per il momento. Facciamo. Ce ne chiedono pochi di panini normali, però continuiamo con la nostra... con il nostro standard. Qua ne prendiamo 8 e qua ne prendiamo 14. Facciamo così, nel caso allunghiamo anche a 20. Funghetti, 6 pata, 2... 2, 3, 2, una alla volta, 5 e via. E ok, adesso abbiamo un sacco di soldi. C'è qualche ricettina di qualche salsa che magari ci potrà tornare. Cazzo, ce ne sono tante. Lo facciamo così: costringe il cliente a lasciare immediatamente il ristorante dopo aver mangiato l'hamburger. Ma si potrebbe tornare utile. Sei dal cliente rende temporaneamente impossibile ogni forma di resistenza. Rende i calci fatali per i clienti. No, questo ad esempio si incazzano se gli do i calci. Più ingredienti dal corpo di un cliente. Beh, questo si potrebbe dare come salsa al a quello blu, che ci dà più parti così, visto che chiede spesso la salsa. Tutte le immunità eccetto la resistenza a questa salsa. Sblocca la ricetta della salsa Stalker. A seguire lo chef. Ma non lo so. Sblocchiamo anche questa. Poi andiamo a vedere qualcosa di un po' più utile nell'immediato. Qua abbiamo potenziato tutto, signori. Non mi ero neanche accorto. Qua slot tritta carne. Un modulo... Ah, la velocità del fornello. Cioè da aumentare. Prossimo giro. Intanto mettiamo via i danari, facciamo magari qualche salsa di scorta e siamo pronti per andare. Allora vediamo intanto quelle che abbiamo appena sbloccato. Oddio, questa è una parte del corpo che non abbiamo ancora scoperto, quindi di una razza che ancora non conosciamo. Idem per quell'ultimo pezzo lì. Vabbè, sti cazzi. Qua nicotina, possiamo farne a bizzeffe. Tanto facciamole. Veleno uccide proprio il cliente. Ma fanne qualcheduna. Lassativo rotamizzante. Va bene, dai, ce la posso fare. Giusto per... let's go. L'unica cosa è... mi ha dato la missione di... colpisci tre clienti senza uccidere nessuno. Ok, perfetto, l'abbiamo fatto. Uccidi tutti i manifestanti che arrivano nel corso di un giorno. Questa è difficile, perché tra i manifestanti ci sono anche quelli blu. E quelli blu è un po' una rottura di balle ucciderli, perché devono proprio passare vicino a una trappola. Vabbè, direi che intanto si può andare avanti. Dobbiamo anche potenziare le trappole. Bisogna anche ricordarsi di questo. E speriamo anche che arrivi
l'evento che non è questo, quello dei criminali. Vediamo, vediamo, giorno 28. Magari posso anche fare dei giorni, io magari registro giusto il giorno in cui c'è quell'evento che ci manca da vedere. Vediamo. Tanto facciamo questa giornatina. Allora, questa carne e la balena. Questa carne, perfetto. Primo ordine. Verde, patatine, bacon e questo è il pesce palla. Il 2, salsina e formaggino con questa carne e 2 servito. Quindi rimettiamo su. Mettiamo su innanzitutto un altro rattone che ho visto che è arrivato. Un balenottero. Poi mettiamo su questa salsina e questa salsina, questa carnina. Questa altra carne. Qua intanto noi nel dubbio facciamo così. Ah, questo è un criminale. Addio. Oh cazzo, è vero. Hanno più vite i criminali, giusto? No. Fanculo. Quei maledetti criminali bastardi, oserei dire. E niente, un po' di gente si è incazzata. Va bene, ci può stare. È un attimo perdere il controllo della situazione quel gioco qua. Proprio non manco te ne accorgi. Pensi di fare una cosa giusta e invece ne stai facendo 3 sbagliate. Allora, io che cazzo ho in mano adesso? Il numero 3. Numero 3, che cazzo vuole il numero 3? Quale carne vuole? Questa. Il 4. Tac, uovo. Con questa carne. Il 4 è servito. 5. Pane nero. Tac. E questa carne. Poi 6, altro balenottero, vuole le patatine e i funghetti. 6, è servito. Questo qua sopra, per favore, se ne vada. E c'è una balenottera incazzosa. Lì c'è un pesce palla con 2 di vita che sta per morire. Ok, perfetto. Perché noi delle recensioni non ce ne facciamo un bel niente. Aspetta che qua sotto c'è un bastardo che voleva venire a curiosare vicino al cadavere, ma s'attacca, eh. Ah, stunnata. E via, e ci si lava, vedi come si fa? Si può anche stordire, no? Allora. Il 7 vuole questa carne. L'8 vuole. Tanto è arrivato un coso, mettiamo su. Sono arrivati 2, quindi metti su. L'8 vuole invece questa carne. E il 7 vuole, tac. Patatine, olive, bacon e il 7 con questa carne. Rallentiamo un secondo, per favore. L'8 vuole questo. Vuole questo. E vuole questo. Ok, con questa carne dell'8. Piano. Il 9 vuole il pane verde con le patatine e questa carne. Ok. Il 10, un'altra balenottera, vuole il pane nero con il peperone e questa carne. Ed è il 10. E l'11, che è un policeman. Tac, formaggio. E ok, e ci siamo. Perfetto, quello là è un criminale. Mi scusi lei, però... quali sono criminali? Dopo spacciano noi per criminali, quando in realtà non lo siamo affatto. Se faccio così mentre... no, mentre impulisco, no. Questo che è un criminale ha ordinato per caso? No, in realtà no. Facciamo così, dai.
Tac, un criminale se ne va. Quindi, questo è il nostro policeman, lo possiamo servire. Il 12 vuole questa carne e gliela daremo col pane verde, le olive e il bacon. Bacon, bacon. Tac, tac e via. Là, questo è un criminale, questo è un criminale. Criminale. Questo, non so perché è infastidito, forse dalla musica. Cazzi suoi. Attenzione al balenottero. Questo se ne va. Policeman perché è infastidito? Scusa, scusatemi. No, ma ne dà 5 a prescindere. Vabbè, allora, visto che... Tanto ormai la frittata l'abbiamo fatta, anche se non cuciniamo frittate, non le serviamo, ma le facciamo. Famo... No, qua questo. Sensore di movimento. Disattiviamo tutto, per favore. Che non voglio... Salve, siete venuti a controllare cosa nello specifico? Perché qua non c'è niente da vedere. Osti! No, 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 scherzavo! Mettiamo invisibili. Madonna, è vero che non toglie abbastanza quella trappola lì. Opla! E poi sparisco. È utilissimo. Diventare invisibile è utilissimo. Una delle cose più utili che abbiano mai inventato in questo gioco. È un po' come usare i trucchi. Però, insomma. Mettiamo invisibili. Allora, riceviamo degli ordini, quindi rimettiamoci a cucinare come se niente fosse. Tanto, chi vuoi che se ne accorga, no? Tac, ok. Allora, 13. Salsa e questo con questa carne. Oppela, 13 è servito. 14, pane nero, peperone, salame. Questa carne ed è 14, poi 15, pane verde, bacon. Tu in cucina devi venire adesso. Faccio così. Ah no, col panino in mano non possiamo diventare invisibili, ok. Meno lo sappiamo. Potrebbe gentilmente developparsi fuori dalle balle. Diventare freddo la carne, pensate. È il nostro 15, il 16 invece vuole, però il 16 non ho la carne del 16. Poi ho un altro 17 che vuole questa carne e poi ho un 17. Se ne vada, poliziotto, per favore. Allora 16. Formaggio. Ma no, ho sbagliato carne. Allora 16 facciamo che gli diamo la salsa aromatizzante, dai. Diamo la carne dei suoi simili. 17, pane verde, olive e questa carne. Ma tutti qua in cucina devono venire, ma porca di quella troia. Adesso giuro faccio una strage. 18, pane verde e basta. Via. Let's go. Questo qua sopra. Facciamo fare una di quelle. Di quei voli. No, non questo. Questo volevo. Facciamo un po' di scorte, va. Che fanno sempre comodo. Intanto che la police se ne va. Non si è accorta di nulla. C'è un 19 da servire. Quando è arrivata questa? Melma, panino, pomodoro, pomodoro e via. Tac, 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 tac. Servito anche il 19. Allora, c'è un pesce palla in giro. Non so dove sia. Pesce palla è qua, perfetto. Facciamo così. Così. Così.
Puoi andare a sederti di là, cazzo. Di qua devi venire. Bravi, è andato a ballare. No, mi scusi però le... Là. Palenotra se ne va. Abbiamo perso un po' di reputazione, ma... Sti cazzi. Va bene così. Devo anche ricordarmi di comprare un cuoricino. No, è il mio marino. Dove va? Vieni qua. Là. Sparisce? Se ne va. No, ha mangiato quello? Non so se aveva mangiato però quello. Era, non era mica il 19. Vabbè. E niente, anche questa giornata è andata. Direi di pagare le bollettine. Prendere 3 panini, perché tanto non li chiedono quelli normali. Qua 3, qua 8. Qua 1, 3, 1, 5, 2. Paprika, non è paprika, è un peperone questo. Sarà paprika. 4 uova, 3 olive, chorizo. Cioè, mi chiamano paprika questo, chorizo, salame. Ah, yeah. E niente, cuoricino, cuoricino, attenzione, medikit, medikit. Qua, qua, che volevo prendere? Il velocità fornello 6003, che sono praticamente i soldi che abbiamo via. Facciamo così, 6, 6, 12, quindi 700, 3700, se tanto mi dà tanto, circa, Facciamo un 3000 e 700 tondi tondi, 6003, ci avanzano 15 che terremo in tasca. Dov'è? Qua. Fornelli supersonici, signori, supersonici. 2006 da parte. Signori, direi che ci possiamo salutare qui per oggi. Abbiamo visto il nuovo pianeta, Tarrorotia. Abbiamo da vedere l'ultimo, cioè l'unico evento nuovo che c'è su questo pianeta. Ogni pianeta adesso ne ha 1/2 nuovi, più si va avanti. Sto guardando un po' i simbolini. Se ne aggiungono uno, al massimo due. Però è interessante vedere anche quello che succede in queste giornate. Vediamo, vediamo. Anche perché a livello di missioni invece, insomma... sta cazzo di razza Slack, dove la trovo? È quello che non c'è da nessuna parte. Va bene, signori, direi che ci possiamo salutare qui per oggi. È stato un piacere, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un commento e ci vediamo con un prossimo episodio con i nostri rattoni spaziali. Siamo partiti dai rattoni spaziali, adesso c'è una marea di razze, una roba incredibile. Vabbè. Vediamo, vediamo dove andremo a finire. Arrivederci a tutti. Ciao.